Dopo il finale dell'Attacco dei Giganti, moltissimi fan sono rimasti delusi e amareggiati. Secondo loro, Hajime Isayama non avrebbe in qualche modo portato a termine tutte le tematiche che nel corso degli anni ha inserito nella sua opera, rovinando così le vicende e i personaggi. Che questo sia vero o meno non ci interessa in questo video. Fatto sta che un team di fan ha voluto creare un finale alternativo per l'opera. E in particolare il team sta lavorando alla creazione dei 3 capitoli finali. Praticamente rifaranno il 137, il 138 e il 139. Il primo di questi 3 capitoli è proprio il protagonista di questo video. Cosa accade in questo primo capitolo del finale alternativo? Scopriamolo, come sempre, insieme. Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi qualora non l'aveste ancora fatto. Se poi il canale non vi dovesse piacere, vi potete sempre disiscrivere, a lasciare un mi piace e a commentare. Allora, commentate con il vostro parere su questo primo capitolo, che potete leggere tramite il link in descrizione, ve lo inserisco, così andate tranquilli, lo leggete, è un fanmade, quindi avete il link, c'è il sito ufficiale insomma, di questo fanmade, andate tranquilli. E commentatemi anche dicendo la voce, cioè secondo voi era necessario questo finale fanmade? Allora, loro scrivono nel loro sito che alla fine lo fanno per gioco e quindi ok, ci sta, però già solo il fatto che molti fan abbiano espresso il desiderio di un finale alternativo, vabbè, non lo so, fatemi sapere la vostra. Il capitolo inizia con Eren bambino che si sveglia sotto l'albero, su quella collina. Al suo risveglio pensa che insomma ci sia Mikasa, ma in realtà si trova davanti Eren adulto, che lo aspetta per un viaggio alla scoperta dei sentieri e alla conoscenza dei segreti di Ymir. Ciò che Eren adulto farà vedere Eren bambino si risveglierà in quest'ultimo quando questo crescerà e bacerà la mano di Storia. Quindi, come vediamo, è comunque sia tutto collegato alla vera storia dell'Attacco dei Giganti. Sono il rifacimento, diciamo, degli ultimi 3 capitoli. Ora, mentre i due Eren viaggiano nella storia, viaggiano nei ricordi, avviene qui il dialogo tra Zeke ed Armin. Nel 136, infatti, Armin era stato mangiato da quel gigante Okapi ed era finito nei sentieri a dialogare con Zeke. E qui Zeke, diciamo che parla della vita, del segreto della vita. La vita è nata in un modo misterioso e ha continuato ad evolversi per puro spirito di sopravvivenza. Ma col passare degli anni questa sopravvivenza si è trasformata in qualcos'altro e gli esseri viventi hanno cercato un significato nella loro vita. È dai tempi antichi però che un essere si rifiuta di morire. Questo essere ha quindi trovato rifugio in questo antro acquoso. Antro acquoso che si trova nell'albero dove in passato cadde Ymir. Ma perché è sopravvissuto milioni di anni? Forse voleva semplicemente continuare ad attaccare come un predatore per sovrastare e combattere? Oppure per puro spirito di preservazione della razza? Insomma, non si sa. Fatto sta che questo essere trova una nuova vita grazie alla fondatrice Ymir, che scappa dalle frecce dei sicari, diciamo, di Re Fritz. Entra in quest'albero e rifiutandosi di morire, così come si rifiuta di morire la lucigenio, ovvero quell'essere, beh, i due entrano in simbiosi ed è qui che nascono i giganti. Nascono i giganti e nascono i sentieri, un luogo privo, libero dalla morte. Zeke dice quindi ad Armin che l'unico in ogni caso a capire le reali intenzioni di Ymir è stato proprio Eren, suo fratello. Perché Ymir è voluto sopravvivere, solo Eren lo sa, e presto ci verrà rivelato. Eren le ha infatti offerto ciò che nessuno finora le aveva mai dato, ovvero la libertà. A questo punto quindi la scena si sposta nel cielo, sulle nuvole, dove i due Eren guardano il mondo e diciamo che celebrano la libertà. Eren bambino quindi chiede, ma abbiamo raggiunto quindi la libertà? Ed Eren adulto indica da qualche parte e dice non ancora, dobbiamo ancora fare qualcosa. Torniamo quindi nei sentieri dove ci viene rivelato il segreto di Ymir. Ymir voleva essere libera ma non solo, voleva liberare anche tutti gli Eldiani che in quegli anni, insomma dal suo ottenimento del potere in poi, erano diventate vittime dei giganti, vittime di un mondo crudele. Qui dunque una costellazione di immagini appare nel cielo dei sentieri.
una costellazione abbastanza confusionaria, ma che Eren è riuscito a controllare. Eren adulto conferma, infatti, o comunque afferma, che in qualche modo, grazie al gigante d'attacco e grazie al gigante fondatore, è riuscito a trovare un ordine in quella confusione di immagini e ha potuto vedere le conseguenze di vari piani d'azione. Il problema però è che molti di questi piani d'azione portavano ad un solo finale, una pace che durava quel centinaio, due centinaio di anni e poi un nuovo inizio di guerre, di un nuovo ciclo di sofferenze, che è ciò che noi vediamo nel finale canonico, nel vero finale dell'opera. L'unico modo quindi per portare a termine il suo piano e per mettere fine alle guerre per sempre è quello di sterminare, sacrificare tutta la popolazione del mondo, compresi i suoi amici. Non importa che sono insomma persone a cui vuol bene eccetera, bisogna sacrificare anche loro. E arriviamo qui dunque al termine del primo capitolo alternativo finale, ovvero con Eren, i due Eren che si incontrano con Armin e Zeke. Ora, questo è il primo capitolo finale alternativo. Cosa ne avete pensato? Io vi ricordo che il link per leggerlo è nella descrizione, come sempre, insomma, da questo momento in poi questo sarà il primo di tre video, analizzeremo questi capitoli e ogni volta vi troverete il link nella descrizione. Allora, personalmente, partendo dal presupposto che il finale dell'Attacco dei Giganti è... non dico è perfetto, però diciamo che è quello che voleva l'autore. L'autore ha ribadito alcune tematiche presenti all'interno dell'opera e non ha assolutamente cambiato i personaggi o le vicende. Quindi andava benissimo così, non c'era l'esigenza di questo finale alternativo fan-made, però è per gioco, quindi ce lo facciamo andare bene. La cosa secondo me divertente, se non ho mistificato io i fatti, magari leggendo in modo sbagliato, è che questo finale si presuppone, diciamo, si propone di rimediare agli errori di Sayama, ovvero tipo quello di non rovinare i personaggi, ma con una sola frase, con un solo panel, hanno rovinato il personaggio di Eren. Eren afferma che per salvare il mondo bisogna sacrificare tutti e quindi anche i suoi amici, ma sappiamo che è una cosa che non farebbe mai, quindi già proprio alla base il personaggio di Eren rovinato. Però vabbè, è una chiave di interpretazione, mancano ancora due capitoli fan-made per vedere effettivamente l'evoluzione delle cose, quindi non sparo sentenze subito, è un'opinione a caldo questa. Fatemi sapere la vostra. Allora, questo fan-made si chiama Attack on Titan Requiem, o Requiem, non so esattamente come si pronunci, e quindi io immagino che alla fine si andrà a collegare alla Katsuki no Requiem, che è per l'appunto la teoria che noi abbiamo trattato qualche mese fa ormai, che vi lascio ovviamente qui in alto nelle schede da qualche parte. Aspetto quindi i vostri commenti e le vostre opinioni. Ragazzi, quando usciranno i capitoli faremo ovviamente il video sul canale, perché è un progetto che comunque sia è interessante, ma soprattutto è ben curato. Io infatti in questo video non ho messo le tavole, ma solo fan art, perché le tavole uniscono ciò che noi vediamo all'interno del manga con uno stile di disegno che comunque si avvicina abbastanza. Quindi insomma, meglio andare su sicuro e non beccarci possibili copyright, che in verità non sono copyright, quindi andiamoci con i piedi di piombo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati qui con me quest'oggi e ragazzi, allora, questa settimana video assurdi, domani alle 14 video bomba con un ospite speciale, non vi anticipo niente, ma è un video che molti avete richiesto, quindi vi invito ad attivare le notifiche, comunque sapete che esce alle 14 e poi venerdì, secondo episodio di Mitologia Titanica. Io ragazzi quindi vi aspetto anche domani e venerdì e ovviamente domenica con il video relativo a My Hero Academia. Mi raccomando, non mancate e recuperate anche il video uscito ieri, perché sono assurdi, in My Hero sta accadendo qualcosa di incredibile. Detto ciò, se vi va vi aspetto anche sul mio Instagram e sul mio TikTok e noi ci vediamo come sempre alla prossima.